Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video dove spiegheremo come usare la logistica di Amazon per gestire gli ordini ricevuti dal tuo e-commerce, e-commerce in Shopify, e-commerce in PrestaShop o ad esempio da altri marketplace come eBay. Ebbene, se sei nella situazione in cui vuoi espandere il tuo business, ma non hai la possibilità per l'appunto di avere una logistica propria che gestisca per conto tuo, insomma, tutte le spedizioni, allora questo video fa proprio al caso tuo. Amazon mette a disposizione un servizio che è veramente molto molto interessante, ragazzi. È la gestione, vedete, multicanale, ossia dà la possibilità a tutte le persone che hanno un account Amazon, sottolineo tutte le persone che hanno un account Amazon e sono iscritte alla logistica di Amazon, di spedire all'interno della logistica di Amazon, ad esempio, dei pallet di prodotti. E di poi utilizzare la logistica di Amazon per spedire i loro prodotti, ad esempio per il cliente che compra questo prodotto qui sul loro e-commerce o ad esempio su eBay, per ipotesi, oppure su altri marketplace come Etsy e quant'altro. Questo è un sistema veramente molto flessibile perché non devo avere io, ad esempio, una struttura, un magazzino e quant'altro, se lo sto, ad esempio, progettando il mio business su Amazon. È una gestione abbastanza semplificata, come vedremo, c'è la possibilità quindi di avere una gestione manuale all'inizio, una gestione un po' più scalata attraverso l'utilizzo di Excel oppure attraverso anche l'utilizzo di software che connettono direttamente al mio account Amazon con quello, per esempio, di eBay, con quello, ad esempio, di Shopify, WooCommerce e il mio e-commerce. Quindi avete capito che è un servizio veramente molto interessante che può effettivamente fare il caso vostro se non volete gestire, ad esempio, le spedizioni presso il cliente finale. Come si arriva a questa schermata? Questa schermata si arriva in maniera molto facile, basta andare sul proprio inventario, quindi inventario, su gestisci inventario, andare direttamente sui propri prodotti e cliccare sulla destra, crea ordine di gestione. E eccoci qua, qui dovremo inserire i dati relativi al cliente, semplicemente inserite i dati della sede di scuola e-commerce, qui i dati relativi quindi all'articolo, lo posso selezionare io ad esempio direttamente nel crea ordine di gestione oppure lo posso cercare qui, oppure posso, non ci sono assolutamente problemi, posso naturalmente inviare anche più articoli contemporaneamente nel caso in cui il cliente avesse ordinato più articoli e alla fine di questo video vi svelerò un segreto su come eventualmente ottimizzare la spedizione di più articoli nel caso in cui il cliente possa nella sostanza aspettare un po' di più tempo che dei 3 giorni qui definiti. Mi raccomando, ragazzi, questo è un segreto veramente bomba. State qui fino alla fine del video. La seconda parte qui eventualmente inseriremo il numero di ordine che potrebbe essere l'ordine che verrà indicato all'interno del nostro e-commerce, la distinta di ballaggio, l'eventuale numero di ordine, qui indicheremo la data e eventuale messaggio che comunicheremo al cliente. Cosa molto interessante è qui che ci compare cliccando naturalmente ordine, poi eventualmente procedendo con l'ordine direttamente le spese che andiamo ad affrontare. Queste spese sono naturalmente tenete in considerazione sempre più IVA, soprattutto se siete nel sistema forfettario. Effettivamente le spese di spedizione per prodotti, quindi presenti alla logistica di Amazon, spediti al cliente finale, per piccoli prodotti sono interessanti, soprattutto per chi ha volumi di spedizione bassi o per chi sta iniziando. Infatti basta vedere qui una spedizione standard costa 4,25 e una spedizione express costa 5,25 con consegne insomma o il giorno dopo oppure entro 2-3 giorni, quindi veramente veramente veloce. Relativo all'aspetto delle tariffe bisogna dire un'altra cosa. Qui siamo nella parte del PDF, quello relativo alle spedizioni, ai costi di spedizione e logistica di Amazon. Dovete andare nella parte gestione multicanale, spedizioni standard nazionale. Ovviamente ci sono le varie spedizioni rapide nazionali che vedete aumenta il costo, oppure ci sono quelle naturalmente standard transfrontaliere, quindi tra uno stato e l'altro che aumentano ancora notevolmente. Questo può essere fatto a livello europeo, ma non ad esempio attualmente spedirle in America. Aspetto interessante è che qui potete già fare un confronto di quelle che sono le tariffe che vi farebbe eventualmente OPS, GLS, eccetera, eccetera, rispetto a quelle che sono le tariffe che possono essere applicate da Amazon nel caso in cui decidete voi di gestire
la logistica stessa. E per appunto vi posso assicurare che nel caso in cui abbiate volumi molto piccoli, spesso questi prezzi qua sono dei prezzi parecchio competitivi, perché è da tenere in considerazione che comprendono anche il packaging singolo, il packaging che Amazon mette dentro il prodotto. Quindi voi, ipotesi, spedite, facciamo un esempio concreto, 20-30 libri all'interno della logistica di Amazon e poi la logistica di Amazon spedisce ciascun singolo libro, la busta che inserisce il singolo libro con scritto per l'appunto Amazon stessa è compresa in quel prezzo lì. E questo è un aspetto molto interessante, che nel caso in cui foste voi a spedirla, quella busta lì vi costerebbe 50 centesimi, un euro, dipende dal tipo di personalizzazione che è fatta. Quindi nel momento in cui valutate cosa fare, valutate sia la scalabilità ovviamente del business, ma valutate anche l'eventuale marginalità che ne potrebbe venire. Come potete vedere qui, con l'aumento delle dimensioni del prodotto, del peso del prodotto, la convenienza per chi se ne intende un po' di prezzi di spedizione diventa meno, o con l'aumento dei volumi di vendita, perché comunque se tenete in considerazione qui abbiamo per un peso sotto i 3 kg un costo di 6 euro, si possono ottenere tranquillamente dei costi sotto i 4 euro nel caso in cui ad esempio abbia dei volumi parecchio importanti, e quindi in quel caso lì non devo sommare le eventuali coste delle tariffe di stoccaggio del prodotto stesso. Quindi in maniera generale questo sistema qui è parecchio parecchio veramente consigliato per chi sta iniziando, per chi vuole non vuole gestire la logistica e ha maggiore marginalità nel vendere nel proprio e-commerce. Vediamo un altro metodo che è quello più sicuramente più utilizzabile nella fase intermedia, che è questo metodo qui. Come ci si arriva qui? Semplicemente da questa schermata qui clicco crea più ordini simultaneamente. Creando più ordini simultaneamente ho la possibilità di poter, per esempio, caricare tutti gli ordini relativi alle vendite che ci sono state, ad esempio, nel mio e-commerce. Questo è il metodo intermedio che è semi-automatizzato, nel senso che mi basta che mi scarichi questo Excel qui, lo compili, poi lo carichi e poi lo aggiorno e invio il file. Generalmente è una cosa che quando inizia ad esserci un numero più importante di ordini, io quello che consiglio generalmente di fare è di utilizzare delle integrazioni tramite API, e cioè di utilizzare delle integrazioni software che mi connettono direttamente il mio e-commerce, PrestaShop, il mio e-commerce, Shopify, WooCommerce e quant'altro, con direttamente il mio magazzino su Amazon. In questo modo qua, quando c'è la vendita sul mio e-commerce, direttamente va a creare l'ordine di gestione all'interno di Amazon. Ma queste sono cose che abbiamo visto in maniera dettagliata all'interno del nostro corso. È possibile naturalmente annullare un ordine di gestione, non ci sono assolutamente problemi per questo aspetto qua. Generalmente chi utilizza la logistica di Amazon, poi naturalmente non utilizza solo la logistica di Amazon solo per come magazzino, ma lo utilizza anche per vendere i prodotti. E se utilizzate la logistica di Amazon, state sempre attenti che comunque il prodotto nel momento di inbound nella logistica deve avere determinati prerequisiti, magari come la scheda di sicurezza per certi prodotti non sono gestiti direttamente dalla logistica di Amazon perché magari sono dei prodotti pericolosi e quant'altro. Quindi quello che vi consiglio di fare nel momento in cui decidete di valutare questa opzione è anche di valutare se il vostro prodotto è gestibile all'interno della logistica di Amazon stessa. Come posso tracciare gli ordini tramite la gestione multicanale? Perché è un aspetto insomma problematico. Ebbene, in questo caso qui c'è questo sito qui messo a disposizione da parte di Amazon stessa, che mi dà la possibilità di poter tracciare l'ordine e vedere come prosegue l'ordine della gestione multicanale all'interno di Amazon. Ebbene, l'ultimo aspetto importantissimo che vi stavo dicendo: come evitare i costi, come abbassare i costi. Allora, nel caso in cui abbiate, per esempio, una vendita B2B all'interno del vostro e-commerce e avete la possibilità di poter, ad esempio, dire dall'altra parte, hai la possibilità di aspettare qualcosina in più, facendo un ordine di rimozione dei prodotti, quindi non un ordine di gestione multicanale, avete la possibilità di risparmiare tantissimo. Questo perché il costo della rimozione dei prodotti presso logistica di Amazon è un costo forfettario ed è più basso, e soprattutto magari se fate determinate quantità è veramente molto conveniente rispetto invece di un ordine di gestione multicanale. Ovviamente l'ordine di rimozione ha l'aspetto negativo che impiega parecchi giorni prima di arrivare, quindi è valido solo nel caso in cui facciate una vendita B2B e di più prodotti, e questi prodotti possono essere aspettati da parte del cliente finale.
Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video mi raccomando cliccate like, condividetelo tra gli amici, iscrivetevi a questo canale se volete altri video così di questo tipo qui e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!